Siamo qui sul lungomare Liberato il 31 agosto 2012 insieme a Grande Paolo. Paolo Zampaglione, andremo a fare delle interviste ai futuri. Sì, ai bagnanti. Ai bagnanti del Lido Lungomare. Siamo pronti? Vai, facciamolo. Ok, andiamo, dai. Ok, siamo qui sul lungomare Liberato insieme al signor Gennaro e volevamo chiedere a Gennaro, come ci vuoi descrivere un po' la giornata tipo del bagnante napoletano? Bagnante napoletano, uno viene a mare, si fa il bagno qua sulla spiaggia. Ciao, quali sono le fasi della preparazione per andare al mare? La fase di preparazione, mettere il costume, cioè, ma non so spiegare. Solitamente cosa ti porti in spiaggia? Costume, ogni tanto porto una merenda, cioè, mortadella, un po' salame, queste cose qua. Vogliamo spiegare un po' come si prepara il tuo panino ideale per la spiaggia? Vai, prepariamo. Allora, con il panino metto un po' di prosciutto, un po' di Philadelphia e un succo di frutta piccolo. Ok, perfetto. Ringraziamo Gennaro e le auguriamo buona giornata al mare. Grazie. Eccoci qua, siamo col signor Enzo e volevamo chiedere al signor Enzo com'è la giornata tipo del bagnante napoletano? Caotica. Ce la descriva un po' in piccoli particolari. Particolari, diciamo che si poteva fare meglio, nel senso che l'acqua qui purtroppo lasciata molto a desiderare. Avevano detto che insomma era balneabile questa spiaggia, pensa che... La maggior parte delle giornate no, poco tempo, boh, a quando è un poco limpida, però tempo addietro era piuttosto sporca. E solitamente cosa si porta al mare? In che senso? Nel senso qualche gadget, qualche particolare attrezzatura tecnologica, cibo, qualcosa? Porto mio figlio e basta. Non ho bisogno di queste cose. Sto con mio figlio. Solitamente da mangiare cosa si porta? Roba da verdure, insalate, pomodori. Vogliamo fare un piccolo tutorial della preparazione del cibo da spiaggia? Ci spieghi allora come lo prepara? No, è il tipico subito veloce, in 5 minuti, simmentale e pomodoro. Ottimo, una cosa molto genuina, insomma, per rimanere leggeri. Sia per me che per il bambino, sì. Ok, perfetto, ringraziamo. E anche tanta frutta. Ok, ringraziamo il signore e auguriamo buona giornata. Anche a lei, grazie, ciao. Siamo qui sul lungomare Liberato con il signor Antonio. Signor Antonio, noi volevamo chiederle qual è la giornata tipo del bagnante napoletano? Normale. Del tipo, magari uno si sveglia, si prepara Ah, la merenda. vabbè, io la mattina mi sveglio, faccio le mie cose, poi mi faccio la passeggiata e vengo a farmi i bagni. Sto un'ora e mezza e poi me ne vado. Come vede, l'acqua è pulita? Ma abbastanza, non ci dobbiamo lamentare. No, perché prima abbiamo scandagliato un po' i turisti che Vabbè, c'è stanno... qualche volta che pure in Sardegna è sporco qualche volta. Abbastanza. Solitamente cosa si porta da mangiare sulla spiaggia? Io niente, un crackers. Poi vado a Crackers. casa, mi faccio la doccia e mangio. Ah, quindi lei vuole rimanere leggero e pimpante? Con calma. Ok, perfetto. Ringraziamo il signor Antonio, auguriamo buona giornata al mare. Ciao, anche a voi. Ok, siamo qui sul lungomare Liberato insieme al signor Gennaro. Signor Gennaro, noi volevamo chiederle qual è la giornata tipo del bagnante napoletano? Dici, voglio stare la mattina, quando è più presto è possibile, perché mai a Napoli è più pulito di mattina. E scegliendo la località qua a Magiallina, lì al principio di Posillipo, lì, e si fa il bagno e viene l'una e mezza, si fa mangiare, e poi, per me, non è che proprio per tu, logicamente. Lei solitamente in spiaggia si porta qualche gadget particolare, qualche, magari qualche rivista particolare? No, non mi piace leggere a mare. Perché c'è il vento su qualche giorno, qualche libro, ma difficilmente. E solitamente quando lei pranza sul mare, solitamente cosa si porta? Ottimo, No, non pranzo mai a mare. va benissimo. Ringraziamo il signor Gennaro e buona giornata. Siamo qui sul lungomare Liberato col signor Giovanni. Gianni, noi ti volevamo chiedere qual è la giornata tipo del ciclista? Sveglia alle 9, colazione, latte e cereali e si parte all'avventura. Solitamente quando decidi di andare stesso magari ti prendi che La mattina stessa.
dopo svegliato. Ottimo. Come mi sveglio? E noi volevamo fare un piccolo tutorial, sì, di come si gonfiano le ruote della bicicletta. Ah. Solitamente, tu come le gonfi le ruote della bicicletta? Col gonfiatore. Col gonfiatore, non col compressore. No. Ah, perché c'è questa disparanza di persone che vogliono il compressore e chi col gonfiatore, ma il compressore è il gonfiatore. Il gonfiatore, perché il problema di spazio è molto meglio. Ok, una domanda, l'ultima domanda a bruciapelo. Con la bicicletta si aggancia molto con le ragazze? Ah, dipende. Da? Dalla bicicletta. È giusto. Ok, ringraziamo Giovanni e una buona pedalata. Grazie a voi. Ciao. Siamo qui sul lungomare liberato insieme al signor Massimo, giusto? Volevamo chiedere, abbiamo visto che lei ha ben attrezzato per la pesca. Vedere. Sì, vediamo cosa ha pescato. Abbiamo anche l'aiutante. Questi sono a tutta a Fiocine ha pescato. Sì. La pesca di una volta. Ah, belli, facciamo tutti i granchietti. Stasera cosa cuciniamo questi granchi? Con i pomodorini freschi. Ottimo, perfetto. Abbiamo una grande pesca fatta oggi. A che ora sei svegliato stamattina per fare? Sì. Ed è venuto qua alle 6? Sì. Sono solo lei, immagino, sul lungomare, alle 6. Sì. Ok, perfetto. La ricetta di che? Vuoi fare un tutorial della ricetta che vuole fare stasera? No. Come le cucina? Vogliamo sapere. Solitamente come le cucina. Come le cucina solitamente? Aglio, olio, i pomodori, li butto dentro e basta. Ok, perfetto, ringraziamo il signor Massimo, auguriamo buona giornata. Arrivederci. Buon appetito per stasera. Grazie. Siamo qui su Lungomare Liberato con questo bellissimo gruppo di ragazzi. Salutate ragazzi tutti insieme. Ciao! Ok, perfetto. Tu come ti chiami, hai detto? Io Davide. Ok, intervistiamo il nostro amico Davide che viene da Barletta. Dove si va a Barletta? Dove si trova? In Puglia, vicino a Bari. Ottimo, voglio fare un piccolo tutorial. Come ci arriva fino a Barletta? Come? Col pullman. C'è il pullman che porta Barletta a Napoli, diretto? Sì. È vero, Barletta Napoli diretto. Ok, perfetto, ma voi come, raccontiamo, voi come vi siete conosciuti insomma? Noi, siamo in un villaggio vicino Gallipoli, ci siamo conosciuti tutti quanti e siamo diventati così amici che ci è venuto anche a trovare a Napoli. Perché lui spera di trovare a Napoli l'anima gemella, secondo me. Sì. Ma non facciamo pubblicità perché comunque. Si fa perché così poi l'anno prossimo ci sono noi arrivati da tutto il mondo. Da tutto il mondo, specializzazioni incredibili. E come mai poi tu hai scelto, insomma, poi di continuare questa amicizia anche se era piuttosto lontana? Piuttosto lontana, 2 ore e mezza di viaggio su. Ti dico più o meno, stai al gioco, insomma. Beh, perché comunque sono affezionato, fa piacere ritrovare compagni. Mi piace Napoli, mi piace il vulcano. Ecco, tu ora che sei stato. Mi piace il buco del Vesuvio. Ma ora che sei venuto a Napoli, come ti sembra Napoli? Insomma, qualche considerazione, anche se negativa, non ci offendiamo. Napoli, no, è molto, molto positivo. Il tuo manager sta. Manager. Cosa mangiate? Solitamente cosa mangiate? A Barletta. Mangiamo di tutto, mangiamo pasta, cose che mangiate voi. C'è qualcosa di tipico, qualche prodotto tipico? Per aumentare un po' l'economia del paese. Allora, spaghetti con le cozze di mare. Pure qua si fanno, qualcosa che si fa. La salsiccia. Anche qua, piatto speciale. La spaghetti con le cime di rape. Spaghetti. Solo spaghetti mangiate una mattina. Spaghetti. E poi tutto il re. Ah, le orecchiette. Con dipende, cosa vuoi mettere? Vogliamo fare un piccolo tutorial di come si cucinano le orecchiette, lo sai? Come si cucinano? Farà carriera. Beh, allora, come si cucinano? Guarda, se lo fai bene dipende dalla prova del cuoco. No, allora, se lo fai. Cotta e mangiare. Cotta e mangiare. E schicce. Cioè, le orecchiette, praticamente, per farle, devi comprare la. Si compra la, cioè, la pasta quella. Le devi fare tu. Cioè, le devi. Come si fanno? Come si fa? A mano. A mano. Che tecnica particolare? No, è tutto a mano. Prendi e fai la forma, poi le metti. Cioè, qual è la forma dell'orecchietta? Qual è la forma? È la forma. Mo è rotonda. Si chiama. E passiamo alla preparazione. La preparazione. Come si cucina? Mo tu vuoi un po' troppo e si cucina. Non è che io ho visto. Chiediamo alle ragazze, che solitamente sono le donne di casa e dovrebbero sapere come si cucina. No, a me proprio. Come
Cosa fai a casa solitamente? Niente. Sei su Facebook? Sì. Poi? Poi niente, poi scendo con gli amici, vedo la televisione, scendo il cane. Pure il cane, hai visto il cane della ragazza? Sì, l'ho visto, molto, molto carino, è molto aggressivo, è un barboncino, si incazza molto facilmente. Ok, qualche altra domanda veloce, vuoi parlare? Ti diamo 30 secondi di spazio, cosa vorresti dire? Cosa vorrei dire? Allora, tutti gli abitanti di Barletta... Facciamo i saluti, vai. Saluti, allora saluto, no, saluto mio cugino Antonio che non è potuto avere... Ciao! Saluto a me. Poi saluto, auguro un bel campionato alla mia squadra di calcio, il Barletta. SS Barletta Calcio. Poi... La seconda squadra ovviamente la Juventus, speriamo... No, chiudiamo l'intervista qui, ringraziamo il nostro amico e auguriamo una buona giornata, mi raccomando ragazzi divertitevi e sempre... Napoli! Facciamo un saluto da parte delle ragazze, un grande Forza Napoli! Forza Napoli! Più forte! Forza Napoli!